questo presidio contro il teorema raccarato, contro le misure d'attacco al movimento, in particolare ai 6 studenti posti al confino dalle politiche appunto dell'onorevole Raccarato e del tribunale del PM. Chiudiamo però con un arrivederci, perché come abbiamo detto, oggi è solo l'inizio di una nuova campagna contro ogni forma di attacco e di criminalizzazione ai movimenti. Oggi è la prima risposta pubblica a quanti pensavano di intimidire un intero movimento con le misure di custodia cautelare, a quanti pensavano di fermare tutti quelli che non ci stanno e non si piegano a un futuro di precarietà, a un futuro fatto dal modello e dal piano Marchionne, Gelmini, Berlusconi. E allora già adesso rilanciamo il primo appuntamento, che sarà domani pomeriggio alle 3 a Scienze Politiche, con l'ultimo appuntamento del seminario C'è una rivolta in Italia, che diventerà per noi però, parlando degli ultimi 10 anni dei movimenti, anche l'occasione per discutere ed entrare nel merito di quanto è avvenuto nelle ultime settimane. E domani presenteremo anche le prime firme raccolte dall'appello che abbiamo prodotto subito dopo la notifica delle misure cautelari. Un appello che in città ha raccolto più di 1000 firme. Segno anche che per quanti pensavano di isolarsi, che in realtà non siamo soli, che esiste anche una Padova libera, solidale, che rifiuta le logiche dei teoremi, che rifiuta le logiche delle giuridiche come uniche risolutrici dei problemi sociali e dell'emergenza dei movimenti. E allora ci vediamo domani pomeriggio alle 3 tutti insieme a Scienze Politiche, e poi di nuovo tutti insieme per le strade, nelle piazze, nelle università, a dire no e a costruirci tutti insieme, assieme speriamo anche ai 6 ragazzi che oggi non possono essere qua, il nostro futuro, quell'altro futuro possibile.